È il momento, finalmente del wrestling, è il momento di uno speciale che non potete perdervi assolutamente. Poi saremo qui in studio e tremo già. Cari amici, quest'oggi ci addentreremo in un mondo un po' particolare, un mondo forse poco conosciuto alle nostre latitudini. È il mondo del wrestling. Siete pronti alla sfida? Let's get ready to rumble! Spettacolo, quindi c'è la parte di sport, perché è uno sport molto duro, si prendono colpi veri, il ring è molto duro, quindi bisogna allenarsi fisicamente sia in palestra tante ore al giorno e poi anche sul ring per provare tecniche, migliorarsi sempre sul quadrato e anche prepararsi all'avversario che si trova, ti trovi di fronte. E poi è anche uno spettacolo il wrestling, conosciuto anche per questo, è il fattore principale per cui è diventato famoso. Quindi bisogna creare un personaggio, essere accattivante, avere un costume, quindi bisogna lavorare su tutte e due le cose. Non ci si può improvvisare. Assolutamente no. Quando ho iniziato a allenarmi sono andato tanto all'estero a allenarmi, in Inghilterra, Stati Uniti, perché è uno sport molto duro e ci vogliono anni di allenamento. Prima di calcare un ring ci vogliono quasi 3 anni. Devono insegnarti le persone, quindi lottatori anziani che sono stati da tanto che sono in questo sport, appunto perché è uno sport particolare, molto difficile. Siamo dei moderni gladiatori, appunto perché abbiamo spettacolo sul ring, cercando di battere il nostro avversario, un po' come succedeva al Colosseo 2000 anni fa. A lot of WWF when I was a little kid. I was a huge fan of Hulk Hogan, Rowdy Roddy Piper, Macho Quando ero Man. ragazzina ero un'appena accanita, seguivo le gesta dei vari Hulk Hogan, Roddy Piper, Macho Man e Mr. Perfect. Sono cresciuta guardando i loro incontri alla TV e grazie a loro mi sono innamorata di questo sport spettacolo. For me, being a wrestler is. It represents a lot of, Per me essere una lottatrice significa molte cose. Innanzitutto duro lavoro. È una combinazione di sport e recitazione, ma alcune persone minimizzano e non rispettano quello che facciamo. Sul ring corriamo dei rischi e mettiamo in pericolo il nostro fisico per intrattenere il pubblico. Il wrestling è fatica, dedizione, sudore, sangue e lacrime. Oltre a un'adrenalina, diciamo al 1000% sempre, vuol dire tanto sacrificio, tanto impegno, vuol dire dare sempre tutto sul ring ogni sera, vuol dire dolore fisico, vuol dire avere un rapporto speciale anche con tutto il pubblico, con tutti i fan, sia che ti fischino sia che ti applaudino. Mi fischia perché non ho nessun problema a usare tutti i mezzi possibili, legali e illegali, per vincere i miei incontri. Io vado al risultato, vado a vincere sempre, e per vincere sempre ogni tanto devi anche utilizzare delle tattiche scorrette, e questo non piace al pubblico.
Infatti, avere il pubblico contro non mi dà problemi, ma anzi mi dà ancora più forza per dimostrare, venendo io anche da, un po' dalla strada, di dimostrare sempre di essere il migliore. E quella sera tra i professionisti del ring c'era anche Unbreakable, nome di battesimo, Alessandro Veletta, un aiuto contabile che per gioco e per sfida si è trasformato in lottatore grazie a 5 mesi di duri allenamenti. È stata per me un'esperienza davvero bella, meravigliosa, perché ho visto che il wrestling, oltre allo spettacolo, oltre allo show, c'è dietro tante persone, c'è un lavoro di gruppo, c'è un lavoro importante, un allenamento impagabile, perché bisogna venire preparati, io lo dico sempre, di non farlo a casa. Io ho avuto un grande maestro, Baltasar, alias Luca Rusconi, mi ha aiutato tantissimo. In questi 5 mesi sì, abbiamo visto il video a Rete 3, ma soprattutto c'è stato un grande impegno e ho conosciuto davvero la vera filosofia, che sarebbe un lavoro di sinergie, ed è bellissimo quando il pubblico, come questa sera, ha risposto perfettamente su quello che noi abbiamo offerto. Che cosa risponderai quando qualcuno dirà: beh, ma il wrestling in fondo è tutto finto? Vi lascio sempre con un punto di interrogazione. Siete sicuri che è davvero tutto finto? Perché i rumori si sentono, le cadute si sentono. Uno quando cade, cade. Non è che cade in un materasso. Quando cade si sente il rumore. Quindi se cadi bene, se cadi male, sta a te pensarlo. Però perché pensare se è tutto finto o no? È bello rimanere col dubbio, è questo che fa del wrestling un spettacolo unico e entusiasmante. Magari in futuro potrà essere un appuntamento che si ripeterà qua in Ticino. Potrebbe essere un'idea, anzi ti confesso che l'obiettivo è questo. L'obiettivo non è fare il singolo evento, ma è creare qualcosa di nuovo, una nuova generazione di fans di casa nostra, e quindi questo era l'obiettivo. Un'ultima cosa importante prima di lasciarci? Assolutamente, per i bambini, ma anche per gli adulti, non fatelo a casa, perché ci vogliono anni di allenamento ed è molto pericoloso questo sport se non si sa come praticarlo. Per favore, non provatelo a casa. A casa e nemmeno negli studi di Sport Non Stop. Valentina, so che tu volevi, però io direi gestiamo questi due a distanza. Vabbè, anche perché non so come ne saremmo usciti. Il tifoso. Buon pomeriggio a Luca Rusconi. Posso chiamarti Luca? Certo. In questi minuti. Luca Rusconi e Davide Vitoroni, che qui investe di specialista o fan? No, di fan, appassionato, sin da ragazzino. E tutte e due credo siete rimasti molto, molto soddisfatti di quello che è accaduto 2 settimane fa, perché riempire un palazzetto per il wrestling da noi non era un'impresa semplice. No, non è stato per niente semplice, è stato un lavoro di preparazione molto lungo. Abbiamo iniziato io e Davide a novembre addirittura, per poi arrivare a maggio a essere pronti per questo spettacolo. È stato un percorso difficile, poi magari approfondiamo un po' quello che è la gestione dello spettacolo proprio. Intanto sono contento di vedere che gli occhi non sono rossi. Anche no, oggi sono show in veste di Luca Rusconi, promotore di wrestling, e non nel mio personaggio. Ecco, ma Luca Rusconi come si innamora del wrestling? Come è arrivato a dire a casa: mamma, papà, vorrei fare il wrestling? Ma già da bambino, guardando un po' i cartoni animati, soprattutto l'Uomo Tigre, poi è la WWF, e poi nel 2005 in Canada ho trovato un'academy di wrestling ottima, quasi per caso, perché comunque dovevo andarci per studiare l'inglese, poi dico: già che sono lì, vediamo cosa c'è, e sono proprio inciampato nella migliore scuola di wrestling canadese. E da lì poi ho continuato. Luca, come si vede alle immagini, come hai parlato tu, il wrestling è comunque uno spettacolo, però quanto c'è comunque di recitazione? Perché qua bisogna anche un po' sfatare un mito che il wrestling è tutto immagine, ma
come ha detto Unbreakable, i colpi si sentono. Sì, c'è una preparazione fisica, ma soprattutto mentale, che è vera. Si dice spesso il wrestling è finto, dipende cosa si intende per vero e per finto. Io posso assicurarti che la preparazione è vera, bisogna saper cadere, bisogna sapere quello che si fa, non solo a livello fisico, ma appunto anche a livello mentale, perché si deve coinvolgere il pubblico, bisogna fare un match che abbia un senso, perché fare una sequenza di mosse così buttate lì non è, alla fine è un circo, non è wrestling. Il wrestling è intrattenimento, quindi ci sono diverse cose che vengono coinvolte per costruire un match, è abbastanza complessa la cosa. Davide, tu da fan, svegliamo un piccolo segreto, davvero fan, tu più o meno regolarmente vai oltreoceano per seguire quello che è l'avvenimento, è il Super Bowl del wrestling, sì, giusto? Cioè, gli ultimi 2 anni sono coronato un piccolo sogno, da ragazzino non ci avevo neanche mai pensato di poter andare, poi vabbè, crescendo c'è stata la possibilità e sono andato a seguire WrestleMania, e WrestleMania è un evento, appunto, l'hai definito bene, il Super Bowl del wrestling, il pay per view più importante dell'anno, è giunto quest'anno la 28ª edizione e muove gente, decine di migliaia di persone da tutto il mondo. Eravamo in 78.000 allo stadio di Miami. Chi eravamo? Senti come sette solo avvenimento. C'è anche uno svizzero che è entrato a far parte di questo mondo professionistico. Luca, sotto sotto c'è il sogno, cioè ci sarebbe la possibilità anche per uno come te? WWE difficilmente, per una questione di stazza prima di tutto, perché purtroppo gli standard della WWE si basano molto gente di una certa statura. Beh, non escludo niente, ci sono altre compagnie come la TNA, che è la seconda nel mondo, dove qualcuno della mia stazza ha più possibilità, e anche perché fanno un tipo di prodotto leggermente diverso. Cosa significa questo? Significa che la WWE è molto entertaining e ha persone, diciamo, di una certa stazza. La TNA è basata un po' più sulla spettacolarità e su proprio il wrestling combattuto sul ring, meno entertaining, meno scenette fuori ring, più wrestling. Più ring. Non posso dire giocato, perché combattuto, ecco, diciamo. Io credo che Valentino abbia una curiosità da togliersi. Beh, su ring abbiamo visto che erano presenti comunque anche le donne, anche se immagino siano in minoranza. Anche lì sono ancora più combattive e forse anche più cattive degli uomini. Sono in minoranza e hanno anche meno spot a disposizione, nel senso è molto più difficile riuscire a trovare spazio, quindi sì, anche per loro è molto competitiva la cosa. Il wrestling è spettacolo, non è competizione, però i posti di lavoro sono comunque molto pochi, saranno 500 nel mondo, quindi per riuscire ad avere uno di questi posti bisogna darsi da fare e dimostrare che sì, meglio degli altri, quindi in un certo senso c'è la competizione. E raccogliere la sfida di Zoot Radio e trasformare Veletta in pochi mesi in un atleta che abbiamo visto dalle immagini ha partecipato a questo evento con tutti i crismi, quanto è stato difficile? Quanto sei stato incosciente? No, pensavo sarebbe stato più difficile, invece no, perché si è impegnato veramente parecchio, quindi da parte mia non ci sono state difficoltà particolari, è andato tutto per il verso giusto, quindi è stata una sfida che ho raccolto più che volentieri, anche perché era nel mio interesse far vedere che comunque con i metodi giusti, con l'allenamento giusto, si può diventare un wrestler. Non dico in 5 mesi, perché lui era un caso un po' particolare, perché abbiamo fatto un allenamento specifico sull'evento del 5 maggio, però ecco, se ci si allena nel modo corretto, chiunque può perlomeno provare a diventare un wrestler, poi vediamo se rinuncia dopo la prima caduta o se va avanti. Davide, io vedo Luca Beltasar Rusconi determinato, io voglio sapere da te in pochi secondi, l'anno prossimo si replicherà? Ma questo starà a lui, magari anche prima dell'anno prossimo, chi lo sa, potrebbe diventare un evento a cadenza regolare, quanticino. Allora, noi facciamo un bocca al lupo, faccio in bocca al lupo a Beltasar perché si possa far diventare questo un evento regolare.
auguro a Davide di poter seguire sempre più wrestling di qualità anche alle nostre latitudini. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia ed ora ci spostiamo su